Anticipiamo l'oggetto numero 7, l'interrogazione su intendimenti della Giunta regionale riguardo lo sviluppo e mantenimento dei livelli occupazionali nel settore tabacchicolo umbro della consigliera Puletti. Prego, consigliera, può illustrare l'interrogazione. Non c'è l'assessore. Cosa? No, dicevo che l'interrogazione era destinata all'assessore Fioroni e non lo vedo in aula. No, risponderà l'assessore Morroni. Ecco perché sul... Sì, risponderà l'assessore Morroni, prego. Grazie Presidente. L'Umbria, come lei sa, assessore, è tra le prime regioni in Italia per produzione di ettari di tabacco e il distretto dell'Alto Tevere negli anni si è chiaramente contraddistinto perché ha saputo rinnovarsi, ha saputo migliorarsi e sicuramente anche fare squadra. Questo sviluppo dell'intera filiera tabacchicola ha responsabilizzato ancora di più i produttori e ad oggi sono in grado di fornire un prodotto di alta qualità, sicuramente apprezzato nel mercato internazionale. Questo tipo di produzione ha creato un rapporto consolidato nel tempo, però ora rischia di vacillare per due motivi. Uno, chiaramente a causa dell'aumento dei costi di produzione che gli operatori di settore, loro malgrado, sono chiamati a sostenere. E dall'altro si raggiunge anche una problematica che è, diciamo, più territoriale, che riguarda lo spostamento dell'intera produzione degli stabilimenti tifernati della TTI verso Bastia, verso la Delta fino a SRL, a seguito della decisione presa in quest'ultimo periodo dalla multinazionale Japan Tobacco International. Questo ovviamente cosa significa? Significa che si mette a rischio gli sforzi fatti dalle aziende locali, ma soprattutto anche a repentaglio i livelli occupazionali per i lavoratori, sia a tempo indeterminato che per gli stagionali impegnati, con buona costanza nel corso dell'anno. Quindi a fronte di tutto questo intendo chiedere quali sono le azioni che la Giunta intraprende per assicurare lo sviluppo e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore tabacchicolo, sia in Umbria che in Alto Tevere. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie Presidente. Consigliera Puletti, la filiera della tabacchicoltura rappresenta senza ombra di dubbio un importante comparto per la produzione agricola nazionale e a maggior ragione per regioni come la nostra, il Veneto e la Campania, che sono, come lei ben sa, le regioni tabacchicole per eccellenza. È necessario ricordare che da almeno un decennio tutta la filiera del tabacco, a partire dal settore primario, si trova in una fase di sensibile ridimensionamento e transizione strutturale, determinata in particolare dalla competizione globale tra filiere post-globalizzazione. Da rimarcare inoltre che a partire dal 2011 la revisione della politica agricola comune, con l'applicazione del regime disaccoppiato di sostegno al tabacco introdotto appunto con la riforma della PAC, ha causato profonde trasformazioni negli assetti strutturali del sistema di produzione in tutte le principali aree di coltivazione del tabacco. In questo contesto, e con la piena consapevolezza della rilevanza economica e sociale del comparto nel contesto della nostra regione, nel mese di giugno dello scorso anno, come immagino lei dovrebbe sapere, abbiamo attivato una cabina di regia regionale sul comparto della tabacchicoltura, che ha visto la partecipazione delle organizzazioni delle imprese agricole, delle imprese della trasformazione, dei sindacati, dei parlamentari umbri, degli enti locali, cabina di regia che si è riunita più volte nel corso di questo lasso di tempo e che ha prodotto dei risultati estremamente significativi. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di affrontare alcune criticità del comparto ed in modo particolare quello di sottolineare l'esigenza di una programmazione pluriennale degli acquisti da parte delle manifatture e dall'altra il riconoscimento agli agricoltori di prezzi coerenti con i costi di produzione e la qualità dell'attività imprenditoriale in termini di buone pratiche agricole, ambientali e anche sociali. In questo senso e alla luce dei contributi di tutti i partecipanti alla cabina di regia è stato avviato uno studio con la collaborazione di ISMEA rispetto alla struttura dei costi delle imprese di produzione al fine di valutare complessivamente l'impatto
degli accordi e delle politiche da realizzare al fine di garantire un adeguato equilibrio economico delle attività di impresa, anche alla luce delle ulteriori dinamiche introdotte a livello comunitario con il piano nazionale, soprattutto con riferimento ai processi di convergenza interna richiesti dall'Unione Europea per quanto riguarda i pagamenti diretti. Altre iniziative sono state avviate sempre con il coordinamento dell'assessorato rispetto anche alle altre regioni tabacchicole, quindi abbiamo fatto sì che l'Umbria assumesse questo ruolo di regione guida in questo processo di sottolineatura delle esigenze di questo settore, quindi abbiamo coordinato anche il lavoro della regione Campania, della regione Veneto e della regione Toscana, con le quali abbiamo condiviso appunto la necessità di portare avanti un ragionamento unitario a sostegno del settore, puntando a un coinvolgimento e una sensibilizzazione del governo nazionale, e in questa ottica si è svolto già un primo incontro con il sottosegretario Centinaio nel mese di dicembre e questa settimana avremo una seconda tappa, un secondo momento di confronto con lo stesso sottosegretario, proprio per portare avanti questa richiesta affinché il governo si faccia carico di queste istanze e possa impostare una trattativa con le multinazionali. In questo contesto, come rappresentato dalla consigliera, l'annunciato incremento degli acquisti programmati da Japan Tobacco. Indubbiamente questo fatto rappresenta un segnale positivo rispetto al rischio paventato in questi ultimi tempi di un'eventuale uscita di scena di questa manifattura. Segnale positivo per la filiera umbra e per la filiera veneta delle produzioni. Un riconoscimento significativo degli elevati standard qualitativi, ambientali, come detto in precedenza anche sociali, raggiunti dalle produzioni delle nostre imprese. Questo elemento positivo non può tuttavia lasciarci sottacere altri aspetti che nel rapporto con le manifatture e quindi anche con Japan Tobacco rimangono essenziali rispetto alla prospettiva della competitività e sostenibilità del comparto della tabacchicoltura umbra nel suo complesso, e quindi le questioni che vogliamo tenere ben in vista sono collocare questo impegno di Japan Tobacco in un orizzonte stabile dal punto di vista temporale, definire adeguati livelli di remunerazione delle imprese rispetto alla struttura dei costi e al trend ascendente in maniera preoccupante di alcuni fattori della produzione, l'energia in primis, che rischiano di portare all'uscita dal settore molte imprese. Inoltre c'è anche il tema di individuare strumenti di gestione del rischio innovativi per consentire una sempre più ampia copertura dei rischi aziendali. In questo scenario, non ultima ed anzi immediatamente alla nostra attenzione, l'annunciato avvicendamento di Deltafina nelle fasi di produzione fino ad oggi gestite da TTI rispetto al tema dei possibili impatti sui livelli occupazionali. Stiamo monitorando il complesso delle attività in questa fase di transizione ed in particolare saranno verificate innanzitutto le rassicurazioni fornite rispetto al trasferimento di tutti i rapporti commerciali delle imprese umbre da TTI con Deltafina, il mantenimento dei livelli occupazionali, le adeguate garanzie e tutele rispetto alla significativa quota di lavoratori stagionali che per ovvi motivi sono legati al ciclo culturale che caratterizza il settore ed infine la tutela anche degli addetti al settore della trasformazione. In questo contesto anche con il supporto dell'assessore Fioroni, oltre alle necessarie dovute attività di monitoraggio e verifica con le parti sociali, siamo pronti a mettere a disposizione ogni supporto da parte della Regione Umbria in termini di politiche attive e di formazione che siano coerenti con le competenze e gli strumenti regionali rispetto al supporto e all'affiancamento di lavoratori e imprese in questa fase di passaggio. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Puletti. Grazie Presidente, grazie Assessore anche per le varie iniziative che state mettendo in campo, per gli impegni presi fino ad oggi. Rinnovo semplicemente la sensibilità e l'attenzione verso quelli che sono i livelli occupazionali chiaramente del distretto dell'Alto Tevere. Grazie.
Grazie, recuperiamo l'oggetto numero 6. Prego, consigliere Porzi. Grazie, vicepresidente. Buongiorno a tutti. Questa interrogazione vuole in qualche maniera sollecitare e capire qual è il piano di intervento rispetto al sentiero di Francesco e al piano paesaggistico regionale, quindi una richiesta nell'ottica della costruzione, dell'interlocuzione sana che un'opposizione corretta, a mio avviso, deve sempre poter fare. Il piano paesaggistico regionale è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del paesaggio e del Codice dei beni culturali e il paesaggio, intende governare la trasformazione del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro, perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica. Tutti gli enti di governo del territorio, quindi a partire dai comuni, d'intesa con le amministrazioni dello Stato e in ragione delle loro specifiche competenze, condividono la responsabilità di salvaguardare, gestire e riqualificare il paesaggio in corrispondenza dei suoi valori riconosciuti. Infatti, il paesaggio è un insieme unitario, al di là delle sue articolazioni e livelli funzionali regionali, così come il sistema di governo deve risultare altrettanto unitario, integrando organicamente il livello regionale, provinciale e comunale, ferma restando comunque la responsabilità della Regione di portare a sintesi i diversi contributi. In data 7 dicembre 2010 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione dell'Umbria, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'Ambiente, che in qualche modo ha regolato e un po' rappresentato questo tipo di partenariato. Con la delibera di giunta regionale del 2011 è stato costituito un comitato tecnico paritetico a cui affidare la definizione dei contenuti del piano e il coordinamento delle relative azioni necessarie. Quindi abbiamo come, diciamo, risultante di questo tavolo, questo piano è stato distinto in due volumi, il volume 1 per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio, conoscenze e convergenze cognitive, il volume 2 per un miglior governo del paesaggio, tutele, prescrizioni e regole. Successivamente ci sono state, con altre delibere, l'individuazione e l'approvazione dello schema di rete di mobilità ecologica di interesse regionale ed è stata individuata nella cartografia la via di San Francesco, inserita in una rete che costituisce la struttura portante di tutto il comparto delle infrastrutture pedonali, ciclabili e per la mobilità come parte di un sistema organizzato in più livelli. Quindi la giunta regionale successivamente ha dato atto alla relazione illustrativa del piano paesaggistico riferito al primo volume. Considerato che nel piano paesaggistico regionale è presente una scheda specifica sul sentiero di San Francesco che parte dai confini della regione Toscana e arriva ai confini della regione Lazio, che sarebbero disponibili 5 milioni di euro di cui la Giunta non ha ancora forse deciso, perlomeno non sappiamo noi se ne ha deciso l'impegno e come ripartirli sui territori, e che allo stesso tempo molti comuni sappiamo non essere in grado né possiedono le adeguate strutture per provvedere alla manutenzione e alla valorizzazione dei tratti che sarebbero di loro convenienza. Competenza, evidenziato che la via di Francesco rappresenta l'unico cammino per raggiungere Assisi sui passi di San Francesco, partendo da Laverna per quanto riguarda il nord e da Roma per quanto riguarda il sud, che è un itinerario che collega tra di loro luoghi che testimoniano la vita e la predicazione del santo di Assisi, un cammino di pellegrinaggio che intende riproporre l'esperienza francescana nelle terre del Poverello, che si addice e che viene molto frequentato anche da un pubblico laico. Proprio nell'aderenza alla storia di Francesco, la via trova la sua natura, il suo fascino, infatti i paesaggi sui quali si cammina sono i medesimi che ha percorso il santo. Considerato che l'Umbria è rimasta la terra di Francesco, nutrita di una spiritualità che parla di amore per le piccole cose, di rispetto e gratitudine per il creato, di accoglienza generosa dell'altro, che camminare lungo la via di Francesco costituisce per molti pellegrini un autentico cammino dello spirito, premesso tutto ciò, ecco, l'interrogazione mira a conoscere
quali sono i tempi per impegnare i 5 milioni di euro a disposizione, quali criteri si intende seguire per un'eventuale ripartizione delle risorse tra i comuni interessati dal percorso, quali azioni di supporto organizzativo e logistico si intendono offrire ai piccoli comuni che non sono in grado di garantire una manutenzione del tratto di loro competenza, come si diceva prima, e infine se è intenzione della Giunta farsi promotrice di un tavolo di coordinamento tra tutti i comuni attraversati dalla Via di Francesco al fine di ottimizzare la promozione e la valorizzazione dell'intero tracciato. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Melasecchi. Confermo innanzitutto la forte sensibilità da parte di questa giunta al tema trattato, tant'è che si sta un po' riorganizzando tutto il sistema delle ciclabili, dei cammini, dei sentieri, come dicevo prima al consigliere Pastorelli. La Via di Francesco in particolare rappresenta uno dei più importanti cammini nazionali, sviluppato attraverso i luoghi francescani di Laverna, Assisi fino a Roma, a cui si aggiungono gli itinerari ulteriori Firenze-Laverna e Rimini-Laverna. A questo cammino si aggiungono anche la via Lauretana, Assisi-Loreto e il cammino di San Benedetto da Norcia a Montecassino. Questo insieme costituisce la rete del centro Italia, per cui è stata attivata un'apposita azione a valere sulle risorse CIPE, delibera 3 del 2016, per il loro consolidamento ai fini del miglioramento della sicurezza e della fruibilità. Per attuare ciò è stato stipulato il 3 luglio 2018 un protocollo operativo tra le regioni interessate e l'allora MIBACT, ratificato con decreto del dicembre 2019, che ha messo a disposizione le relative risorse finanziarie che per i cammini ricadenti in Umbria ammontano a 5.174.000, di cui 4.700.000 relativi alla sola Via di Francesco. Tali risorse sono state iscritte nel 2020 nel bilancio regionale, avviando quindi tutte le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva, comprensive delle propedeutiche procedure autorizzative degli interventi, che si trovano ad oggi in corso di ultimazione. Ciò consentirà nel 2022 di procedere alle gare di appalto dei lavori e dalle successive consegne delle aree di cantiere per l'esecuzione degli stessi, che prevedono, come da cronoprogramma ministeriale, la loro chiusura nel 2025. Gli appalti dei lavori sono gestiti dal Servizio Opere e Lavori Pubblici con il RUP recentemente acquisito dal Comune di Perugia tramite la mobilità. In particolare, oltre che per la Via di Francesco, quale principale riferimento ormai conosciuto sul piano internazionale d'asse principale della rete dei cammini dell'Umbria, per il quale sono previsti 3 lotti di intervento per un totale di 4,7 milioni, si prevede anche di intervenire sul cammino di Benedetto Calcia per un intervento complessivo di 170.000 euro e sulla via Lauretana per un intervento di 290.000 euro. Si tratta di un insieme di tracciati che dall'Emilia Romagna, Toscana, Marche e Lazio convergono nel cuore verde d'Italia e costituiscono una componente rilevante del sistema della mobilità dolce. I suddetti interventi di potenziamento, qualificazione e fruibilità di cammini, in un'ottica di più ampio respiro, annoverano tra i principali obiettivi quelli del miglioramento della sicurezza dei fruitori attraverso interventi di mitigazione delle situazioni di conflitto tra il traffico motorizzato, i pedoni e i ciclisti, prevedendo di fatto azioni di consolidamento e riqualificazione dell'infrastruttura viaria ai fini di migliorarne la qualità complessiva e rendere piacevole in sicurezza la fruizione dei vari utenti. La ripartizione delle risorse lungo il tratto umbro della Via di Francesco, così come per gli altri cammini, non ha seguito una mera ripartizione tra diversi territori comunali, ma si è concentrata sulla risoluzione delle criticità presenti lungo gli itinerari secondo una scala di priorità a partire dai tratti più problematici. Tali interventi hanno avuto una prima fase partecipativa
già a dicembre 2018, e che si è conclusa con la partecipazione alla conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti definitivi. In previsione di mantenere in efficienza l'infrastruttura viaria del cammino, l'amministrazione sta lavorando all'individuazione di un soggetto con adeguate capacità tecnico-operative in grado di attuare gli interventi necessari. Tra le opzioni in campo ci si sta orientando verso il mondo delle società partecipate, AFOR, e o delle amministrazioni locali. Intanto, attraverso il servizio infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale e del servizio turismo, con braccio operativo Sviluppo Umbria, si è sviluppata solide relazioni di collaborazione con i comuni interessati dal tracciato, che consentono di raccogliere segnalazioni sullo stato di percorribilità del cammino, sulle necessità di miglioramento dell'infrastruttura e di servizi ai pellegrini. Al fine della promozione e valorizzazione della Via di Francesco e anche degli altri cammini regionali, la Regione ha istituito, con delibera regionale del 17, di cui lei è a conoscenza, il nucleo tecnico operativo che svolge attività di tipo tecnico amministrativo e in ambito di programmazione, comunicazione e promozione turistica, e per le necessità infrastrutturali che specifici argomenti può integrare anche altri servizi regionali, enti locali, come appunto avvenuto per il progetto dei cammini del Centro Italia. Abbiamo un problema, la collega Gabiti sa bene di cosa parlo, il personale, noi abbiamo come area governo del territorio 40 persone in meno dal 2017 ad oggi, per pensionamenti, trasferimenti e cose del genere. Il servizio personale sta provvedendo perché al momento per tutte le infrastrutture, ciclabili, cammini e sentieri, abbiamo un'unica unità di personale che sta provvedendo a tutto e con problemi rilevanti. Quindi tra le priorità assolute che andremo ad integrare appena avremo queste nuove forze c'è sicuramente questo settore in cui questa giunta crede moltissimo e quindi si condivide anche lo spirito dell'atto che è stato presentato. Grazie Assessore, prego Consigliere Porti. Grazie Assessore per questa risposta così completa, così organica, che mi conforta perché testimonia l'interesse di questa giunta rispetto a una tematica molto importante per l'Umbria. Io non avevo fatto cenno alla via Lauretana e al cammino di Benedetto che conosco benissimo, ma sono molto contenta del fatto che ci sia una visione e che in tempi, spero brevi, si possa intervenire per sollecitare questo rapporto con le amministrazioni locali, questo rapporto con i temi. Condivido anche il fatto che non debba per forza esserci una ripartizione tra comuni, ma che ci sia un desiderio di affrontare le criticità laddove queste esistono e laddove queste vengono messe in evidenza. Quello che vorrei sollecitare è questo funzionamento di questo nucleo tecnico affinché il rapporto costante con il territorio non venga mai meno, perché i nostri amministratori nel territorio capillarmente così diffuso sono delle sentinelle importanti. Ho volutamente evitato di fare accenno all'accordo che invece lei ha citato del 2018, che è stato quello da cui scaturiscono queste importanti risorse, ma siccome vengo spesso tacciata di essere una che guarda al passato, questa volta l'ha fatto lei per me e voglio riconoscere la sua correttezza istituzionale e intellettuale nel riconoscere il valore del lavoro che ha trovato nel cassetto aprendolo. Grazie.